Bentrovati a una nuova edizione di Local News, l'appuntamento con le informazioni dalle province di Avellino e Salerno. Dopo l'attenzione per l'albero di Natale in vista del Capodanno, occhi puntati sulle piazze che ospiteranno gli eventi musicali del Capodanno. Ad Avellino cresce l'attesa per il concerto di Antonello Venditti. Sì, stiamo avendo in queste festività sicuramente una grande partecipazione, un grande entusiasmo. Questo è un dato che Piacere per tutta l'amministrazione e in generale per la città di Avellino. Ora il prossimo step è eh, Capodanno con oh, un grande evento: uh, un Capodanno in piazza che quindi inizia prima di mezzanotte, una cosa anche abbastanza nuova per questa città con uh, Antonello Venditti. Poi chiaramente avremo anche un taglio più giovanile con Luché, quindi siamo sicuramente proiettati già con il montaggio che sta avvenendo dalla giornata di ieri per questo grande evento. Ci aspettiamo una grande partecipazione e ci godiamo tutti in quello che è sicuramente. Sicuramente uh, un, uh, un evento importante non solo per la città di Avellino, perché poi guardando in uh, Italia in generale uh, le varie organizzazioni di Capodanno possiamo dire che questo è sicuramente uno dei palinsesti delle organizzazioni uh, più corpose e di qualità uh, di, tutto, di tutta la penisola insieme chiaramente ad altre grandi realtà che stanno appunto uh, mettendo in campo questo tipo di azione. Quanta gente aspettate anche da un punto di vista dell'organizzazione per la sicurezza? Ma Numeri non, non ne faccio, ci sono dei tecnici che sono stati incaricati dal comune, che stanno discutendo quotidianamente con la prefettura e con tutti quanti i comitati appunto per quanto riguarda quello che concerne il piano di sicurezza. Sicuramente ci aspettiamo una grande partecipazione, considerando che eh, così come accadde lo scorso anno, Capodanno è una data che accoglie sia il pubblico che viene ad ascoltare il concerto, che è chiaramente un passaggio, e un'affluenza abbastanza spontanea e naturale per festeggiare due cantanti che prendono generazioni diverse anche per tenere qua, diciamo, eh, i ragazzi, non farli andare fuori magari, visto che c'è uno spettacolo eh, diciamo di livello. Sì, questo diciamo è un po' L'obiettivo dell'amministrazione dall'inizio del mandato l'abbiamo fatto in maniera abbastanza evidente quest'estate. Anche il 24 è stata una giornata che eh, vivendola eh, abbiamo notato quanti giovani si siano ritrovati e abbiano avuto il piacere di vivere la propria città. Stessa cosa, ci auspichiamo accada a Capodanno, anche perché appunto prendiamo eh, con i due artisti: Antonio Venditti è un cantante intergenerazionale, non lo devo presentare io, ma con Luke, che è invece è un cantante più con un taglio giovanile, cerchiamo di abbracciare tutte le fasce d'età. Capodanno appuntamento con i botti, fuochi d'artificio che la fanno da padrona dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Avellino un vademecum per l'utilizzo dei botti in sicurezza. Con l'approssimarsi delle festività di fine anno aumentano purtroppo gli incidenti provocati dall'abitudine di accendere petardi e fuochi d'artificio troppo spesso illegali. In tale contesto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha promosso una campagna di sensibilizzazione e di informazione per illustrare le precauzioni da usare. Tante le indicazioni, alcune significative rispetto ad alcuni indici di sicurezza anche dei prodotti. I giochi pirotecnici autorizzati e di libera vendita devono riportare sulla confezione un'etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d'appartenenza e le modalità d'uso. I giochi pirici di libera vendita possono essere venduti in tutti gli esercizi che sono in possesso della licenza per la vendita di giocattoli e possono essere acquistati da soggetti almeno quattordicenni. I bambini non dovrebbero mai essere lasciati da soli mentre usano fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio vanno accesi all'aperto, lontano da case, automobili e dalla scatola degli altri fuochi, ciò per limitare il rischio di incendio e di incidenti. È necessario inoltre fare attenzione alla direzione verso cui si lanciano i fuochi, mai verso persone, zone buie, balconi o finestre. I fuochi non vanno accesi dentro alcun contenitore, soprattutto se in metallo, perché l'esplosione potrebbe generare la dispersione di schegge omnidirezionali che si trasformerebbero in tanti piccoli e pericolosi proiettili. A proposito di petardi, apriamo la pagina della cronaca, lo facciamo spostandoci a Fisciano dove i militari dell'arma dei carabinieri della compagnia di mercato San Severino sono sulle tracce degli autori del raid vandalico ai danni di un distributore di sigarette. Il mix di noia da assenza di valori e disponibilità di petardi normalmente utilizzati nel periodo natalizio ha spinto una banda a vandalizzare un distributore di sigarette attivo nel comune di Fisciano, alla frazione Penta. È qui che alcuni residenti hanno segnalato la forte deflagrazione ai carabinieri, che una volta giunti sul posto hanno potuto accertare il danneggiamento del distributore sistemato su strada. L'episodio è oggetto di indagine da parte dei militari di Mercato San Severino, che lavorano per dare un volto ai responsabili del reato di danneggiamento. In tale direzione, un contributo significativo potrebbe venire dalla rete di telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Non si ferma l'attenzione degli uomini, dell'arma, dei carabinieri nel contrasto ai reati che riguardano, che hanno come vittime le donne, violenza contro le donne arginata anche grazie a una intensificazione delle attività, due ordinanze eseguite in provincia di Salerno. Vediamo. Continua l'attività degli uomini dell'arma dei carabinieri a tutela delle donne vittime di episodi di violenza. Due ordinanze applicative della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa sono state eseguite in provincia di Salerno. Le ordinanze sono state emesse dalla GIP su richiesta della procura salernitana nei confronti di un cinquantenne di Giffoni Vallepiana e un trentunenne di Olevano Sultusciano. Nel primo caso i carabinieri della stazione di Battipaglia hanno eseguito la misura nei confronti del 50enne per i reati di atti persecutori e lesioni. Nel secondo caso invece i militari della stazione di Olevano sul Tusciano hanno eseguito il divieto di avvicinamento alla persona offesa ai luoghi da essa frequentati nei confronti del 31enne per atti persecutori e lesioni aggravate compiuti nei confronti di un'altra persona. Minaccia la compagna con un coltello da cucina ad Altavilla Irpina fermato un cinquantenne. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un cinquantenne di Altavilla Irpina per maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'arresto è scaturito a seguito dell'intervento dei militari della sezione radiomobile presso l'abitazione dell'arrestato, resosi responsabile di una lite con la sua compagna. L'uomo era arrivato a malmenarla, minacciarla e ferirla con un coltello da cucina. La tempestiva azione dei militari dell'arma ha scongiurato ulteriori conseguenze alla donna, mentre l'uomo alla vista dei militari ha provato a scagliarsi contro un agente venendo poi bloccato. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla particolare attività quotidianamente svolta dai carabinieri rivolta alla prevenzione e repressione dei reati di genere. E ancora cronaca, ci spostiamo però all'impegno degli uomini dell'arma nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e torniamo in provincia di Salerno dove sono state realizzate diverse attività sempre dagli uomini dell'arma. Non si ferma l'operato degli uomini dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, insieme ad una squadra di intervento del X Reggimento Campania di Napoli, hanno ammanettato un uomo poiché, al termine di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e 2.300 euro in contanti. A Battipaglia due cittadini stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 450 grammi di hashish e 37 grammi di cocaina, oltre a 1.350 euro in banconote da piccolo taglio e di materiale per il confezionamento. Una testata in pieno volto ad un poliziotto della sezione volanti della questura di Avellino per un 25enne nigeriano accusato anche di, del reato di danneggiamento ai danni di una struttura commerciale nel centro città confermata la permanenza in carcere. Resterà in carcere il 25enne nigeriano che si è reso protagonista di una violenta aggressione ai danni di un poliziotto. Gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato di Avellino sono intervenuti in centro città a seguito di una segnalazione di danneggiamento in un negozio. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno dovuto fronteggiare la reazione violenta del giovane straniero che ha colpito uno degli agenti con una testa dal volto e ha danneggiato la portiera anteriore dell'auto di servizio con calci e due bottiglie in vetro. Lucidità e sangue freddo hanno permesso ai poliziotti di bloccare l'esagitato che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura di Avellino in attesa del rito direttissimo. Il GUP Fabrizio Ciccone ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dall'avvocato difensore d'ufficio del giovane. La detenzione in carcere è stata così confermata. Voltiamo decisamente pagina e torniamo ad occuparci della vicenda del dimensionamento scolastico, questione che tocca da vicino gli istituti comprensivi ma che riguarda anche diversi livelli di istruzione per gli istituti, gli istituti di scuola secondaria superiore. Alcuni comuni hanno deliberato per gli accorpamenti, per le fusioni e ora i sindacati del settore scuola contestano alcune decisioni degli enti locali in Alta Irpina e più in particolare tra Sant'Angelo dei Lombardi e Lioni e braccio di ferro tra comune e sindacati. E' scontro tra amministrazioni comunali e sindacati sull'organizzazione dell'offerta scolastica nel territorio dell'Alta Erpinia, in particolare nelle aree prossime ai centri di Caposele, Sant'Angelo dei Lombardi e Lioni. Con una delibera, i comuni di Caposele e di Lioni auspicavano la fusione dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore De Sanctis con l'Istituto di Istruzione Secondaria Luigi Vanvitelli di Lioni. Deliberazione che per le sigle FLC CGL Avellino e CISLA Scuola Irpini Asannio non va presa in considerazione. La proposta di accorpamento del Liceo di Caposele all'Istituto Superiore Vanvitelli, sottraendolo al De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi, secondo i sindacati, sarebbe contraria alle linee guida del dimensionamento previste dalla Regione Campania. Linee guida che indicano i comuni come competenti solo e soltanto per gli istituti comprensivi e non titolati ad intervenire nelle decisioni che riguardano il dimensionamento degli istituti superiori. In merito alle posizioni dei sindacati, nel documento predisposto dalla FLC CGL Avellino e dalla CISL Scuola Elpini Asagno, è stato espressamente sottolineato di non scorporare il plesso del liceo di Caposele da Sant'Angelo dei Lombardi. Allo scopo di non indebolire un'istituzione scolastica solida, lasciando intatta la filiera liceale, senza variare il numero delle autonomie della proposta regionale. Connettività ultra veloce, qualche giorno fa vi abbiamo documentato l'intervento di Open Fiber ai confini tra Campania e Puglia, più esattamente nel territorio del comune di Lacedonia, ebbene dopo Lacedonia importanti interventi anche sul territorio del comune di Serino. Vediamo. È già operativa a Serino la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga. Open Fiber ha già concluso la prima fase dei lavori e nei prossimi mesi avvierà altri cantieri per completare l'infrastruttura di rete che complessivamente raggiungerà 1177 unità immobiliari, consentendo a cittadini, imprese e professionisti del comune in provincia di Avellino di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. L'intervento si è concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. Intanto i principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli internet provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Serino. Gli utenti interessati possono infatti già verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it e contattare così uno degli operatori disponibili scegliendo il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. La rete ultraveloce oggi disponibile a Serino è realizzata con la tecnologia FTTH, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici. Unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a un gigabit al secondo ed anche oltre. Fine anno, tempo di bilanci anche per quelle formazioni, quei soggetti che sono impegnati nel sociale ed in politica ad Avellino e in Irpinia. Bilancio positivo per insieme per Avellino e l'Irpinia, questa è la sottolineatura di Pasquale Lucanacca. Ascoltiamolo. No, direi a quanto positivo perché comunque abbiamo portato a casa dei risultati importanti basti pensare alla raccolta firme che abbiamo fatto per i collegamenti da Bellino alla Fragola per alta velocità, sono aumentate le corse grazie all'ingresso della Bartolini e probabilmente anche l'Aer in futuro dovrebbe aumentare il numero di corse per poi arrivare al diciamo, risultato molto più recente anche la farmacia dei servizi dopo varie insistenze via Pecca alla regione Campania siamo riusciti a ottenere questo risultato che da marzo-aprile vedrà in via sperimentale questa possibilità per le farmacie di poter prenotare e fare elettrocardiogrammi e oltre il pressore e quant'altro e poi in via definitiva nel 2021 oltre alla valorizzazione dell'acquedotto Augusteo. Visto l'impegno per la città c'è l'intenzione di far fare al Movimento diciamo così, un salto anche a livello elettorale? C'è la possibilità che qualcuno di voi entri in una lista oppure si faccia una lista del Movimento per le prossime comunali? Non escluso, non escluso soprattutto che oltre che per Avellino possiamo fare qualche cosa anche in altri comuni, non a caso ci chiamiamo insieme per Aprire le Ripine perché ci sono ancora tante questioni sospese, non a caso la piattaforma logistica in Valle Ufida ormai non se ne sta più parlando. Ma credo che su quella come su altre questioni bisogna venire più presto. È tutto per questa edizione di Local News. A me non resta in chiusura, come al solito, che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.